ciò che le cose più belle esistono. Questi sono i miei regali di Natale. Un carboncino.
letto, la mia madre mi sul tetto sta guardando. Da cammino, sento il dono di bambino, se la casa è ben appresa e la luce ancora accesa. Quando scende sola sola, letti letti sotto le tua, io vengo, voglio niente, spero che ti stati buoni e ti dolce con l'occhio, ti nascendo le parole.
parlare di noi, dei nostri sogni e delle nostre speranze. Sarebbe bello farlo più spesso. Eh sì, tutti sogniamo di diventare famosi, importanti e ricchi. Se quello della testa sarà il mondo, perché ci prende mestieri stranissimi, come quello che la camera vuole fare lo stelliere. Sapete, il mestiere dello stelliere è davvero importante. Ogni notte accende tutte le stelle dell'universo. Se io continuerò a crederci da grande, farò sicuramente lo stelliere e accenderò le stelle di tutto l'universo. Io desidero un mondo diverso, un mondo in cui la parola pace abbia un significato vero e che non sia detto solo per caso. E basta. Pace, ma che significa? Sembra quasi che i grandi della Terra si siano dimenticati il significato di questa parola per nessuno. Pace, una parola piccola, con un significato grandissimo. La pace è gioia, allegria, speranza. Come vorrei che tutti gli uomini di razza e colore diversi si unissero insieme per formare un grande unico mondo come la tua galera. Immaginate un mondo così. Un mondo con un unico grande arcobaleno che parte dall'Australia e finisce dall'altra parte del mondo. Un mondo che unisce tutti sotto lo stesso cielo. In fondo siamo tutti lo stesso cielo. Le stelle brillano su di noi tutti gli abitanti della Terra. Quelle stesse stelle che nella notte sorridono, sembrano dirci che la vita è meravigliosa, che è facile essere felici, basta saper trovare nel proprio cuore l'amore per gli altri. Solo l'amore può dare un senso alla nostra vita, e dare senso alla nostra vita e dare senso vero al mondo. Prova a pensare ad un violino, è bello proprio perché tanti fiori diversi. Penso ad un violino invece con tutti i fiori fuori. Sarebbe bello lo stesso modo? Pensa proprio di no. È vero, non siamo tutti uguali, c'è un sacco di differenze, di ambiente, di cultura e di religione, non sono inferiore, superiore, migliore, peggiore, solo diverso. Ma io no, pensa che noi fossimo tutti uguali, gli stessi pensieri, gli stessi gusti, no, meglio di no. Ma infatti è proprio la diversità che permette lo scambio con gli altri, ci curiosisce, ci stimola, ci fa capire come si muove, ci arricchisce, ci fa crescere. Ci arricchiamo tanto se ci confrontiamo con persone di culture diverse perché solo così possiamo conoscere nuove lingue, nuovi sapori, tradizioni e religioni. Pensa un po' alla parola pace, una parola conosciuta in tutto il mondo, anche se ovviamente viene da un modo diverso. Per esempio, in India esiste Shanti in America Peace. Ma vogliamo parlare della cucina? Immaginate un po' che bello organizzare un bel pranzo per chi con tutti del mondo. Potremmo gustarci un bel cassato francese oppure una torta cheesecake. E perché non una zuppa di pancia in Cina oppure un piatto di cavolette fritte in Tenerife? Sapete ragazzi, io sono andata a cena in un ristorante giapponese e le ho gustato un ottimo sushi. Sapete cos'è? È un involtino di pesce crudo, una vera delizia. Diversità vuol dire ricchezza, non è perché si continua a vivere nel mondo. Scoppiano le guerre perché dimentichiamo l'amore. Perché la gente fa un po' paura? E perché purtroppo sempre più spesso i popoli del mondo hanno difficoltà a comprendersi e accettarsi? E quindi tra loro diventano nemici. Invece se i popoli si sfanciassero di parlare tra loro, se rispettassero le reciproche idee, riuscirebbe ad andare d'accordo. Le parole sono uno strumento prezioso, valgono di più delle armi, perché la violenza non risolve mai nulla. Tutti noi, con piccoli grandi gesti nella vita quotidiana,
quotidiana possiamo contribuire a rendere migliore il mondo. Comportiamoci gentilmente a casa con la famiglia, evitando di litigare con gli amici e compagni, aiutando i bisogni. A volte quello che per noi appare scontato, per gli altri può essere molto importante. Cominciamo allora da noi stessi della nostra vita. Noi siamo delle piccole gocce nell'oceano e i nostri piccoli e grandi gesti d'amore diffonderanno un vapore attorno a noi in una grande catena d'armonia e credere nei nostri sogni affinché si realizzano. L'ultimo giorno di vacanza di settimana i maestri si riuniscono per sperando di essere protagonisti di una festa di Natale. Noi veglieremo su questo grande evento finché possa venire la magia. Dobbiamo cercare di esaudire le sirene dei bambini. And now